Audio Jungle. Ed eccoci tornati a Wisp Sport per tutti negli studi di TV6 sul canale 14 del digitale terrestre. E continuiamo a parlare di sport e continuiamo a parlare di discipline sportive. L'ospite di oggi è Alina Esposito. Benvenuta Alina. Buonasera a tutti. Una cara vecchia amica. Vecchia non di età assolutamente, perché ogni volta che la rincontriamo la troviamo sempre più giovaniera, sempre più bella, veramente sempre più bella. Troppo buoni, l'età c'è però. No, però poi ci insegnerai qual è il trucco, perché veramente sei sempre più affascinante. Allora, Alina è anche una vecchia amica, nel senso che è una signora sia nell'ambito della sua disciplina sportiva come istruttrice, come educatrice e come insegnante, che è il pattinaggio, ma anche nell'ambito della WISP, perché lei è veramente una veterana della nostra famiglia, di questo mondo. Intanto la presento come la responsabile del settore di attività pattinaggio della WISP Abruzzo Molise, che è una riconferma e un riconoscimento per te Alina, giusto? Sì, effettivamente c'è stato un breve stop di questo incarico, però poi soprattutto dal nazionale mi è stata riconfermata questa responsabilità sul settore in Abruzzo e io ne sono molto contenta e onorata. Assolutamente, non poteva essere diversamente, perché conoscendo il tuo curriculum, la tua storia e soprattutto la tua dedizione, noi la WISP ci tiene tantissimo ad averti anche con una funzione apicale e con un ruolo così importante. Senti Alina, io so che tu sei un po' seccata, c'è stato un periodo in cui sei stata un po' seccata per il fatto che comunque il Covid ci ha creato non pochi problemi, non poche difficoltà, soprattutto nel tuo settore, così come in altri settori come il tuo, che fanno anche attività di squadra, di gruppo, e dove faticosamente siete andati avanti soltanto per il settore agonistico. Che cosa proprio ti ha, come dire, in un qualche modo inquietata, disturbata più di tutto in tutta questa vicenda? Allora, chiaramente, come penso tutti, questa pandemia ci ha veramente provati, non parliamo per i 2 mesi di completo lockdown. Abbiamo avuto la fortuna come sport individuale di ricominciare già a maggio 2020 e diciamo che non ci siamo mai fermati. Purtroppo continuare soltanto col settore agonistico ha voluto dire un impegno comunque grande dal punto di vista professionale, ma con poche entrate, quindi difficile da gestire e da portare avanti. Tra l'altro, con i tanti dubbi che abbiamo avuto durante i mesi dall'estate scorsa in poi, con l'eventualità o la non eventualità delle gare, quindi pochi obiettivi, effettivamente è stato anche difficile motivare i ragazzi, però ci siamo riusciti e devo dire che noi già da settembre 2020 e ottobre 2020, con 2 trasferte nazionali a Misano e a Montecatini, abbiamo fatto le prime tappe nazionali. Ora il discorso è stato che chiaramente ci sono dovute essere tante precauzioni, tante attenzioni, però è stato comunque un riavviare un pochino gli stimoli per i ragazzi ed è stato molto bello.
Certo, adesso si spera che si possa ripartire anche con i ragazzini in avviamento per avere, diciamo, un po' di aria nei polmoni della società, perché altrimenti rischiamo veramente di chiudere così, perché con le risorse che abbiamo non ce la facciamo. E soprattutto, allora, io volevo specificare questa cosa, io sono direttore tecnico di due squadre, quella di Francavilla e quella di Chieti. Mentre a Francavilla abbiamo potuto continuare, a Chieti purtroppo non ci è stata data la possibilità di utilizzare le palestre scolastiche, e quindi ancora oggi, a tutt'oggi, abbiamo le nostre grandi incognite anche per il futuro. Quindi si spera anche che questa eco che passa attraverso gli schermi possa sensibilizzare gli amministratori locali per far capire che deve ripartire tutto lo sport, anche quello amatoriale e quello dei più piccoli. Sì, certo, infatti noi questa tua intensa attività attraverso gli schermi, attraverso la comunicazione, la televisione, ma tu sai benissimo perché stai con noi da tanto tempo, la facciamo anche e soprattutto per sensibilizzare tutto il mondo circostante alle discipline, al praticare, all'accostarsi alle discipline, ma anche le varie istituzioni. Ma secondo te qual è il motivo per cui le istituzioni teatine, a differenza di quelle di Francavilla, ovviamente immagino per protocolli e sicurezza Covid, non ancora rimettono a disposizione le palestre comunali? Allora, a Chieti credo che il cambio di amministrazione abbia fatto trovare i nuovi arrivati impreparati, questo è un mio pensiero. E c'è un po' l'incapacità di prendersi, o anche la non volontà di prendersi le responsabilità. È chiaro che questo è un momento delicato, ma è un momento, io penso, che è necessario accorciarsi le maniche e affrontarle le situazioni, perché abbiamo anche un debito morale con i ragazzi. Noi a questo momento dell'anno abbiamo già svolto tutta l'attività regionale, tutte le fasi regionali, sia federali che degli enti di promozione. Quindi ci aspettiamo che anche gli amministratori adesso facciano la loro parte. Assolutamente, allora noi lanciamo un appello appunto agli amministratori, alle istituzioni, nel tuo caso di specie appunto quelle di Chieti, affinché in un qualche modo si assumano anche, facciano una scelta che sia anche dettata da un'azione di coraggio, sicuramente riflettuta e ponderata, ma di coraggio assolutamente, così come è stato fatto per esempio con i campionati italiani di pattinaggio che si sono tenuti a Conegliano. Io immagino che comunque in provincia di Treviso. Io immagino che anche lì ci fosse paura, paura nel ricominciare, paura nel fare, perché sai, finché va tutto bene, ma se succede qualcosa, com'è andata? Avete partecipato? Voi siete stati presenti? Sì, noi siamo stati a Montecatini, siamo stati a Misano, siamo stati a Conegliano adesso per la federazione, e io credo che basta stare attenti, cioè seguire per bene i protocolli, accontentarsi di un campionato senza pubblico, ma con le dirette streaming, ma comunque andare avanti nell'attività, perché è necessario per i ragazzi. Lo sport vive di attività, non può essere raccontato, non può essere vissuto attraverso uno schermo, non credi? Assolutamente, anche perché voglio dire, tutto quello che è legato al non parlato, al visivo, all'emotivo deve essere assolutamente fatto in presenza. Già il fatto che manchi il pubblico è veramente come dire, un punctum dolens di notevole importanza, perché comunque funge da stimolo, funge da quell'adrenalina giusta per migliorare la propria prestazione. Però ovviamente non si può fare diversamente. Senti, ma da domani si apre un mese di altre attività, di altre programmazioni, anche per i piccoli? Sì, noi abbiamo in programma anche un trofeo giovanile e se ci danno la possibilità anche piccoli trofei anche societari, intersocietari, proprio per trovare gli stimoli per i ragazzi che dovremmo riaccogliere e che stiamo riaccogliendo da adesso, dal 1º giugno, perché si sono riaperte queste possibilità. Speriamo di poter lavorare tutta l'estate a questo punto, perché dopo tante inattività noi ci corceremo le maniche e contiamo sul fatto che i giovani e le famiglie ci sostengano in questo, perché è a favore proprio della crescita dei ragazzi, è un input sociale che dobbiamo dare.
Sì, certo. Allora, per quelli che in un qualche modo non si sono mai allontanati poi dall'attività, ci sono queste gare, questi eventi che sono stati già organizzati, che si terranno a Riccione, dove tu sicuramente porterai, i tuoi allievi, le tue allieve a partecipare, eccetera. Invece, che cosa, appena è stato possibile riaprire, quindi riaprirsi al pubblico non agonista e quindi a tutto il mondo dei principianti, dei bambini, eccetera. Come ti sei organizzato? Cosa hai pensato di fare per attrarre la domanda? Perché appunto dicevi tu, c'è bisogno ora di foraggiare la domanda per poter sopravvivere. Tu nello specifico cosa hai fatto? Allora, noi abbiamo ricontattato i ragazzi che si sono dovuti fermare, reinvitandoli a continuare a riprendere l'attività. Con loro organizzeremo, speriamo, eventi, speriamo che sia possibile, cercando di combattere anche quello che succede normalmente, cioè il blocco dell'estate dove tutti vanno in vacanza e che magari sono meno concentrati per l'attività continuativa dello sport. Ecco, speriamo di poter vincere questa battaglia. Per poter essere pronti a rimettere in sesto le società. Considera che lo sport è un grande aiuto. Io devo dirti la verità e lo dico a tutti quanti: noi da maggio 2020, che abbiamo ricominciato in un clima che sappiamo tutti quello che è stato. Devo dire che a volte stavo pomeriggi interi in palestra, in pista. E mi dimenticavo quasi, a parte la mascherina, mi dimenticavo quasi che fossimo in pandemia. Poi riuscivo magari alle 8 di sera dalla pista e trovavo le strade deserte per tornare a casa e allora tornavo nell'incubo pandemia. Quindi diciamo che anche per i ragazzi che hanno potuto continuare è stata una cosa veramente importante per poter riuscire a passare questo periodo tremendo. Quindi tu hai notato proprio questa differenza tra chi ha potuto continuare a coltivare l'attività sportiva perché casomai era un agonista o si preparava a diventare un agonista rispetto a tutto quel mondo, soprattutto quello infantile e adolescenziale, che ha subito questo Covid, questa pandemia, questa chiusura proprio totale. Esattamente, esattamente, proprio così. Senti Alina, siccome io so che tu sei una donna che pensa, riflette, che poi non ha peli sulla lingua, quindi dice che cosa suggerisci o che cosa hai in mente, quale provocazione vuoi lanciare appunto per fare ripartire lo sport, nello specifico il tuo settore, perché anche un settore, voglio dire, non è un settore semplice, l'approccio è di natura diversa rispetto ad altri sport che si possono fare liberamente, tipo la corsa, la camminata, queste robe qua. E invece il pattinaggio artistico, insomma, su rotelle comincia a diventare uno sport selezionato, cioè una selezione, cioè una scelta a monte. Che cosa metti in campo? Che cosa proponi? Noi proponiamo l'attività che sappiamo fare, cioè il nostro pattinaggio è uno sport meraviglioso ed è per tutti, proprio come la WISP è per tutti, perché noi curiamo tutti i settori, da quello amatoriale a quello agonistico, a quello dei gruppi spettacolo. Abbiamo il sincronizzato, che è una delle poche realtà del centro-sud Italia, e quindi invitiamo tutti quanti a venirci a trovare in pista. Perché sicuramente il pattinaggio darà delle risposte per il tempo libero e per una motivazione anche di tipo agonistico per tutti. Senti, ma degli open day li hai pensati o li avete mai realizzati? Guarda, devo dire che mi stai dando un'idea tu, nel senso noi facciamo sempre delle lezioni all'inizio dell'anno, diciamo un pochino promozionali, comunque gratuite, però forse non siamo mai stati abbastanza bravi nel promuoverli e pubblicizzarli questi momenti. Ecco, forse parlare di un open day del pattinaggio, brava incoronata, mi ha dato una bella idea, ecco. Sono contenta se ti ho suggerito un tentativo di soluzione o comunque di promozione della cosa, perché mi viene in mente, guardando un caso simile in un altro posto, ma per tutte altre attività, anche l'utilizzare per esempio delle piste di pattinaggio ad uso pubblico, no? Ci sono delle realtà nelle quali ci sono queste piste di pattinaggio, ovviamente.
probabilmente non ci sono le dimensioni necessarie. Però forse per un piccolo open day anche all'aperto si potrebbe cominciare a ragionare. Sì, allora noi abbiamo il limite dell'attrezzo, nel senso che bisogna avere il pattino. Infatti noi come società abbiamo la messa a disposizione dei pattini societari proprio per l'avviamento, perché è un attrezzo comunque che ha un suo costo, e se uno prima deve conoscere il tipo di disciplina è chiaro che non può subito fare l'acquisto. Però effettivamente gli spazi all'aperto con pavimentazione adeguata, quindi liscia per la sicurezza e quindi puliti, possono essere una buona cosa per l'open day, proprio perché sono sugli occhi di tutti negli spazi pubblici ed è importante farsi vedere. Noi di solito cerchiamo di portare i nostri spettacoli all'aperto proprio perché devono vederci. Il problema è proprio trovare gli spazi idonei. Una buona pista di pattinaggio deve essere 20-40, noi che abbiamo i numeri programmati su attività agonistiche, chiaramente quando ci mettono in spazi piccoli abbiamo un po' di difficoltà per poterci muovere. Però per un incontro promozionale è chiaro che potrebbe essere una bella idea, ecco. E allora, siccome abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, quindi anche per oggi la puntata volge al termine, ci lasciamo con questo buon proposito. A livello proprio promozionale e conoscitivo si potrebbe cominciare a ragionare su un open day all'aperto, ovviamente con spazi risicati, ma tanto voglio dire, l'esibizione non deve essere di natura agonistica, competitiva, quindi bisogna solo farsi piacere, farsi conoscere e farsi piacere. Alina, io ti ringrazio e ti do l'appuntamento sicuramente a un'altra delle trasmissioni della WISP. Grazie. Grazie mille a voi, grazie ancora. Buona giornata, arrivederci. E allora, grazie come sempre a voi, amici e pubblico che ci seguite da casa, e appuntamento con WISP Sport per Tutti alla prossima puntata. Audio Jungle. Audio Jungle.